Dunque, a Pescara proseguono le indagini sulla morte di Christopher Thomas Luciani, il sedicenne che è stato ucciso a coltellate il 23 giugno nel parco Baden-Powell. Ricordiamo che per l'omicidio sono già stati sottoposti a fermo due coetanei di Thomas. L'attività investigativa è condotta dagli uomini della squadra mobile della Questura di Pescara ed è coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori dell'Aquila. Le immagini del circuito di videosorveglianza si sono arricchite di ulteriori elementi ed è stato possibile ricostruire il percorso fatto dal gruppetto e confermare quanto affermato nelle testimonianze dai ragazzi che, dopo essersi incontrati nella zona del terminal bus della stazione, si sono spostati al parco Baden-Powell. Gli investigatori della mobile, diretti da Mauro Sablone, hanno ascoltato anche altri testimoni. Si tratta di giovani che, pur non avendo assistito direttamente al delitto, hanno contribuito a ricostruire le ultime ore di vita di Thomas e il contesto in cui è maturato l'omicidio. È ancora da appurare se la vittima avesse un appuntamento con i suoi assassini e di conseguenza se il delitto fosse stato premeditato. Elementi utili arriveranno dagli smartphone sequestrati ai ragazzi sui quali sta lavorando un perito incaricato dalla procura. Non è stata ancora trovata invece l'arma del delitto, si suppone che sia un coltello da sub che è stato poi avvolto in un calzino e buttato in mare quando i ragazzi, dopo quanto accaduto al parco, sono andati in spiaggia a fare il bagno.